Ciò che ti racconterò oggi è avvenuto in Kenya, un posto unico con un mix di montagne e zone selvagge controllate dagli animali. I safari in Kenya sono tra i più belli del pianeta e consigliano in tantissimi di andarci. Molte sono le specie che vivono nelle terre del Kenya e nelle varie riserve presenti. L'essere umano si occupa di aiutare certi animali nei momenti di difficoltà, ma non vengono imprigionati, anzi, sono liberi. Siamo noi che dobbiamo rimanere dentro una macchina per osservarli, ed è meglio così. Perché spesso si possono assistere a scene incredibili. Proprio una di queste scene ha attirato l'attenzione di un pastore. Si stava occupando delle sue pecore portandole a fare la solita uscita giornaliera quando all'improvviso in lontananza ha notato qualcosa muoversi dentro un piccolo laghetto di fango. All'inizio non ci fece molto caso, quindi ha continuato per la sua strada, ma poi ha sentito uno strano suono provenire dalla massa fangosa. Ha deciso così di andare a dare un'occhiata, sperava non fosse nulla di pericoloso perché è facile in queste zone ritrovarsi predatori a cercare del cibo. Facendosi coraggio ha trovato il problema. A quanto pare un animale era incastrato nel terreno, precisamente un elefante. Riusciva a malapena a muoversi perché sembrava aver lottato per molto tempo cercando una via di fuga. Si chiedeva poi quanto avrebbe resistito in quelle condizioni e cominciò a cercare un piano per tirarlo fuori, ovviamente con l'aiuto di altre persone. L'animale era veramente spaventato, oltre che stanco, quindi non sarebbe stata un'impresa semplice. Il fango in cui era incastrato non era fango qualunque, era una specie proveniente da un lago che risucchia specialmente gli esseri viventi e più sono grandi più è complicato uscirne. Dopo aver chiamato i soccorsi, un organizzatore che si occupa di certi problemi ha dato inizio all'operazione di salvataggio. Hanno portato un trattore e una corda molto resistente. L'operazione di salvataggio ha richiesto mezza giornata, visto che bisognava anche fare attenzione all'elefante in modo che non si agitasse. Ma per fortuna era fin troppo stanco per far del male. Per di più sono animali molto empatici che comprendono subito quando un essere umano cerca di aiutarli. Alla fine, con impegno e sudore, sono riusciti a tirarlo fuori e rimetterlo nella natura selvaggia. Speriamo la prossima volta faccia più attenzione, ma non è una cosa sicura. Gli elefanti adorano certi posti, cercano ogni laghetto disponibile per farsi una doccia o una bevuta. In realtà non è un caso isolato, spesso accadono cose simili agli elefanti nelle riserve e spesso molte persone corrono in loro soccorso. Ma altre volte gli esseri umani mostrano il peggio. Infatti i bracconieri approfittano del momento di debolezza per uccidere l'animale e rubargli le zanne. Sfortunatamente le guardie dei safari non sono in grado di controllare ogni zona presente nel loro dominio contemporaneamente. Cose orribili accadono a volte, ma queste sono storie diverse che magari racconterò un'altra volta. Grazie mille per avermi seguito e noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce, storie sempre diverse.